Quando i Romani, valicando il San Gottardo, si diressero verso la Svezia, avevano al seguito grossi molossi che con grande probabilità sono tra gli avi dell'attuale Rottweiler. Stanziati soprattutto a sud del Württemberg, nella regione di Rottweil, da quel luogo presero il nome. In quella zona fiorivano mercati di cereali e bestiame ed il potente Rottweiler aveva il compito soprattutto di scortare le mandrie e difendere dai furti tanto il bestiame quanto chi lo accompagnava negli spostamenti. Si racconta che i mercanti fissassero al collo dei possenti cani guardiani il sacchetto contenente gli incassi del loro commercio. Quale sprovveduto avrebbe osato sfilare la borsa dal collo del temibile custode? Così per anni furono conosciuti come cani del macellaio, ma nel tempo si utilizzarono anche per piccoli traini e più tardi in impegnativi compiti nell'esercito ed in polizia. Il Rottweiler era un cane massiccio che sa incutere timore, un cane impavido che non conosce paura e non si sottrae al sacrificio, ma ben socializzato da una mano ferma e mai brutale, seguito da una buona educazione consapevole e mai coercitiva e la garanzia di una selezionata linea di sangue, ha pochi rivali per intelligenza, capacità di adattamento, spirito di servizio, fedeltà assoluta alla famiglia e coraggio nel proteggerla. È generoso e curioso, è pronto al gioco ed al lavoro. Un Rottweiler può dare la vita per chi ama, e non per tutte le razze si può dire lo stesso.